Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Se ancora non ci conosciamo, piacere, io sono Shanti, altrimenti bentornati. E se non siete ancora iscritti e vi interessa lo sviluppo personale e tutto quello che è lifestyle, vi consiglio di farlo qua sotto e mi raccomando attivate la campanella così non vi perdete nulla di quello che pubblico. Io pubblico tutti i lunedì e venerdì alle 2. Ma passiamo al video di oggi. Devo dire che io non ho quasi mai parlato di soldi qua sul canale, però in realtà è un argomento che a me interessa un sacco, quindi vorrei iniziare a farlo. Devo dire che non ho mai avuto un rapporto super sereno con i soldi. Ho avuto il mio primo debito quando avevo 17 anni e non avendo mai avuto molti soldi in casa ho sviluppato tutta una serie di piccole brutte abitudini appunto riguardo le mie finanze, come ad esempio saltare i pasti per risparmiare, oppure quando ricevevo i miei primi salari spendevo tutto e anche oltre. Sono stata per tantissimo terrorizzata all'idea di guardare il mio conto in banca eccetera eccetera, però appunto negli ultimi anni ho deciso che era finalmente arrivato il momento di, diciamo, prendere il controllo di questa cosa, di appunto imparare a gestire questo lato della mia vita in modo da non soffrirne più. E come faccio con tutto, mi sono rivolta a libri e YouTube e devo dire che ho scoperto una community enorme di appassionati di libri super interessanti, di canali davvero utili, e quindi voglio condividere con voi le mie scoperte. Il video di oggi in realtà è soltanto un piccolo assaggio del mio percorso, dei cambiamenti che ho fatto eccetera, però essendo un argomento che mi interessa così tanto arriveranno sicuramente altri video sul tema nei prossimi mesi. Direi di iniziare con i miei consigli, quindi ecco 8 piccoli cambiamenti che ho fatto per migliorare la gestione delle mie finanze. Ho letto questo libro di Dave Ramsey. Non solo l'ho letto, ma ho iniziato anche ad applicare i suoi consigli. Se non lo conoscete, lui è un esperto di finanze americano e in America è veramente straconosciuto, in particolare per quanto riguarda l'argomento dei debiti, che come sapete in America è un grande problema, però in realtà lui sa coprire qualsiasi argomento economico. Devo dire che lui, a differenza di altri, dà dei consigli molto concreti, che è una cosa che a me piace molto, e io in particolare sto seguendo i suoi step, perché lui ha un elenco di step che lui consiglia di seguire per raggiungere appunto un'indipendenza economica, una felicità economica. Se volete approfondire l'argomento, io vi consiglio tantissimo questo libro, e questo, come tutti gli altri che citerò in questo video, li trovate qua sotto nell'info box. Sono tutti link affiliati, che significa che se voi comprate il libro dal mio link io ricevo una piccola percentuale e a voi non costa nulla, ma date un importante contributo al canale. Poi ho letto Money a Love Story. Questo qua l'avevo già citato sul canale tipo anni fa, non lo so, però ce l'ho veramente da tantissimo. Vi suggerisco questa lettura perché secondo me, oltre ai passi concreti che si possono fare per migliorare le proprie finanze, è importante capire anche il proprio rapporto, diciamo, più psicologico, emotivo e istintivo con i soldi. Ho deciso di iniziare a fare questo percorso con me stessa perché ero davvero stufa di soffrire ogni volta che aprivo il conto, che dovevo pagare qualcosa, che dovevo fare le tasse, che dovevo pensare o parlare di soldi in generale. Per me era proprio un argomento che mi faceva stare male ed ero stufa. E il libro contiene un sacco di storie che vi faranno sentire capiti. Ci sono molti esercizi di autoanalisi per capire appunto qual è il vostro rapporto con i soldi, che significato attribuite ai soldi, quali associazioni fate, cioè è una cosa che vi spaventa, che magari vi fa arrabbiare, magari collegate l'essere ricchi ad essere delle brutte persone, oppure è interessante analizzare anche come parlavano di soldi i vostri genitori quando eravate piccoli, oppure ragionare sul fatto che quando ci diciamo che vogliamo guadagnare di più in realtà vorremmo raggiungere qualcosa d'altro che non sono i soldi in sé. Insomma, ci sono tante domande che ci si può fare riguardo i soldi per capire che rapporto abbiamo con loro, e questo libro è proprio una guida perfetta per farlo. Il primo step consigliato da Dave Ramsey è quello di creare un piccolo fondo emergenze, che sia di $1000, euro, franchi, la valuta che preferite, però sì, è bene avere un biglietto da 1000 nella cassa risparmi ed è appunto quello che io ho fatto. Diciamo che è un modo per proteggersi da tutte le emergenze che potrebbero arrivare e far affondare proprio in un istante tutti i progressi che avete fatto, perché può capitare a tutti che la macchina si rompa, vi si rompe un dente, dovete andare urgentemente a trovare una persona, insomma tutte quelle cose che non sono calcolate nel vostro budget o comunque nel vostro stile di vita normale, e quindi tac, arriva questa spesa magari da centinaia di euro, franchi eccetera, e non ve l'aspettavate e vi rovina tutto quanto. Quindi ecco, è sempre bene avere da parte una piccola cifra per queste situazioni, che secondo me è anche un po' simbolica, perché questo è stato il primo passo che io ho fatto e per me ha proprio significato. Voglio imparare a diventare bravo coi soldi e questo è il modo in cui lo posso dimostrare a me stessa. Poi io ho tagliato la mia carta di credito.
letteralmente a metà, e l'ho sostituita con una carta di debito, quindi una carta ricaricabile. Anche questa era una cosa suggerita sempre da Dave Ramsey, il mio guru, che secondo me è una mossa super smart, sia dal punto di vista pratico, economico, che anche dal punto di vista anche qua simbolico. Diciamo che il succo è che mi ha insegnato a non spendere soldi che non ho, a spendere soltanto quello che ho, e mi ha anche obbligata in qualche modo a ragionare di più su ogni singolo acquisto e a non fare semplicemente click, compra adesso, così un po' sovrappensiero. E può sembrare una banalità, ma il fatto di aver messo un ostacolo in più, cioè il fatto che devo accedere all'e-banking, caricare i soldi sulla carta, mi dà proprio il tempo in più per pensare: ma io questa cosa la voglio veramente comprare? Cioè la voglio comprare così tanto che devo fare tutti questi passaggi noiosi? E in realtà sì, cioè mi fa ragionare molto di più, e molte cose alla fine mi sono resa conto che non erano così importanti perché non avevo la sbatta di fare tutti questi passaggi. Oltre al fatto chiaramente che non posso spendere soldi che non ho, perché per caricare la carta devo avere soldi sul conto, quindi non posso spendere soldi che non ho sul conto. Ed è bello perché non ho più brutte sorprese a fine mese quando arrivo al conto da pagare. È una sensazione che non mi manca e che sono felice di aver dimenticato. Mai più debiti, mai più. Sempre a proposito di libri utili, Il magico potere del riordino di Marie Kondo. È una lettura che, sapete, io vi consiglio, straconsiglio, sono anni che ve lo consiglio. E magari potrete pensare: ma che cavolo c'entra Marie Kondo, sempre Marie Kondo, oppure in un video sui soldi? In realtà c'entra un sacco. Per me ha fatto veramente la differenza perché mi ha insegnato il valore degli oggetti che possiedo, che non è una cosa scontata, perché fino a qualche anno fa io compravo di tutto senza pensare, pur di riempirmi la casa, pur di soddisfare quel bisogno impellente del momento di mi serve questo per vivere meglio, sarò più felice con questa cosa, quel vestito. E soprattutto dopo aver fatto Marie Kondo per la prima volta, dove mi sono liberata di tantissime cose, ho proprio iniziato a rivalutare tutto quello che possiedo, tutto quello che ho attorno a me, il fatto di selezionare con cura gli oggetti che ho e di selezionare anche con cura i nuovi oggetti che entrano in casa. Ogni spesa che faccio è volontaria e non spendo più così per fare. Il prossimo punto è un big one: avere un budget. Ora è qualche mese che sono regolare con il segnarmi entrate e uscite tutti i giorni, e devo dire che è, nella sua semplicità, un gesto rivoluzionario. È il metodo migliore per imparare a conoscere i propri comportamenti finanziari, i propri comportamenti economici, perché spesso spendiamo senza renderci conto di dove vanno a finire i soldi, e magari arriviamo a fine mese che ci diciamo: ehi, ma aspetta, io ero convinta di avere più soldi, dove sono andati? Davvero, se è una cosa che non avete mai fatto, provateci anche semplicemente un mese, cioè senza obiettivi, senza aspettative, proprio soltanto per osservare le vostre spese, perché magari scoprirete, come me, che spendete troppo in ristoranti, oppure che il fatto di andare a fare con colazione al bar tutti i giorni vi fa spendere magari 100 euro franchi al mese. Vi assicuro che vedere le nostre spese nero su bianco ti fa proprio aprire gli occhi e ti fa anche capire su quali punti potresti migliorare. Quindi ecco, eventualmente dal secondo, terzo mese si può cominciare ad avere un budget nel vero senso del termine, quindi stabilire che, non lo so, di cibo questo mese spenderò 200, per i trasporti 100 e mi concedo 50 per le frivolezze e lo shopping. Il fatto di darsi un target massimo ci aiuta proprio a controllare dove andranno i nostri soldi, senza che appunto escano senza il nostro controllo. Prima segnavo proprio carta e penna tutto sul mio bullet journal, ma da gennaio di quest'anno ho switchato, sono diventata moderna e mi segno tutto sul computer. Io uso Numbers, potete usare Excel, quello che preferite, e wow, non c'è paragone. Cioè io adoro la carta, però secondo me per questi calcoli che possono anche essere automatizzati il computer è molto meglio. La cosa più interessante secondo me è impostare le colonne in modo che venga sommato in automatico appunto le vostre entrate e le vostre uscite, e soprattutto le vostre uscite, o almeno così ho notato per me. Cioè magari quando le vedete singolarmente, tipo 3 franchi di qua, 30 di qua, sembrano poco, però quando le vedete sommate, messe insieme, vi dite: cavolo, questo mese ma come ho fatto a far uscire così tanti soldi, dove sono andati? E potete vederlo, potete dire: ah cavolo, sì, ho speso qua, forse il mese prossimo farò più attenzione perché non posso permettermi che escano così tanti soldi. Vi fa veramente prendere coscienza di che cosa fate, e sicuramente la prossima volta che adocchierete un bel vestito vi chiederete due volte: ma lo voglio veramente vedere? Voglio veramente vedere quel 200 aggiunto alle uscite di questo mese? Forse
forse non è così indispensabile. E legato a questo ho iniziato a usare il sistema delle buste. Anche questa tecnica l'ho scoperta grazie a Dave Ramsey. Per il momento in realtà sto facendo una busta sola, la faccio con Alberto per il cibo, ovvero noi a inizio mese mettiamo una somma, una parte io, una parte lui, in questa busta e noi sapremo che per quel mese lì quella è la cifra che possiamo spendere, quindi ogni volta che andiamo a fare la spesa, ogni volta che andiamo al ristorante, si pescano i soldi da quella busta lì e non mettiamo niente di più. E sappiamo che dobbiamo farceli bastare fino alla fine del mese, perché se arriviamo a metà mese che è già vuota, non si mangia più, perché si deve imparare la lezione. Non è vero, ci è già capitato e abbiamo capito che dobbiamo regolarci meglio, abbiamo incrementato un pochino il nostro budget del cibo il mese dopo. Però ecco, una tecnica che secondo me è molto valida per appunto insegnare il controllo, insegnare a rendersi conto di che cosa esce, anche perché è risaputo che spendere soldi proprio cash fa molto più male che swipare una carta di credito così, che non ti rendi neanche conto, proprio il fatto di tirare fuori i soldi, cioè fa male, li vedi che se ne vanno, che ti abbandonano e quel dolore te lo ricorderai e non vorrai più provarlo, quindi cercherai di fare questa mossa il meno possibile. E poi ultimamente abbiamo anche inaugurato una busta risparmio, nel senso che tutte le volte che abbiamo delle entrate inaspettate, di piccole cose che non ci aspettavamo, dei piccoli lavoretti non calcolati, li mettiamo in questa busta e la stiamo conservando per il nostro prossimo viaggio in Giappone, per mangiare tanto ramen, senza pensarci. L'ultima cosa che ho iniziato a fare e che vi consiglio caldamente di fare lo stesso è controllare il mio conto in banca almeno una volta a settimana. Come vi ho detto prima, è una cosa che mi ha sempre terrorizzata, cioè per alcune persone potrà sembrare un'idiozia, perché molti, non so, fanno pagamenti tutti i giorni senza pensarci, però per le persone come me, come noi, persone terrorizzate dai soldi, facevo veramente dei periodi dove anche per mesi non guardavo nulla ed è terribile perché non hai idea di come sei messa, se c'è una crisi, un'emergenza, non sai quanti soldi hai, non sai cosa entra, non sai veramente che cosa esce perché non lo controlli mai, insomma è sicuramente un modo per tenere a distanza il problema, però in questo modo non risolvi nulla, quindi io all'inizio facevo veramente fatica, però mi sono sforzata e adesso lo trovo quasi divertente, soprattutto quando vedo che mi vengono pagate delle fatture prima del dovuto, è molto piacevole e secondo me è proprio una buona abitudine da integrare, perché ti permette di essere sempre al corrente di cosa succede sul tuo conto, di cosa arriva, di cosa esce, e ti dà anche secondo me la possibilità di fare i pagamenti in tempo, perché ogni volta che accedo all'e-banking mi chiedo ma c'è qualcosa da pagare a questo giro, cosa che prima non facevo e devo pagare un sacco di tassi di ritardi, e è un modo stupido di far andare via i propri soldi. E ecco, questo era semplicemente un piccolo elenco introduttivo di piccole cose che se già non fate e se vi fa piacere potete iniziare a fare. Calcolate che io sono arrivata in età adulta abbastanza ignorante per quanto riguarda i soldi, ma il fatto di aver deciso di prendere in mano questo lato della mia vita e di voler imparare, di volermi organizzare, di imparare a gestire i soldi meglio, di voler capire anche come fare più soldi, sono tutte cose che secondo me non possiamo ignorare, o almeno le possiamo ignorare fino a un certo punto, però se vogliamo prendere il controllo della nostra vita, ma anche della nostra serenità, delle nostre possibilità, perché possiamo negarlo quanto vogliamo, però in realtà i soldi sono una parte fondamentale di questo mondo, di questa vita, non possiamo evitarlo, e quindi meglio farci amicizia, no? Che continuare a vederli come nemici. E quindi spero di avervi con me in questo nuovo cammino, in questo nuovo argomento che voglio portare qua sul canale. Sicuramente ci saranno tanti video più approfonditi, magari un pochino più tecnici, sempre presi dalle varie letture che faccio. Se c'è qualche argomento in particolare che vi interessa, ditemelo qua sotto, che come sapete io leggo sempre, prendo sempre spunto dai vostri consigli. E tra l'altro, se l'argomento vi interessa, vi posso già suggerire un canale qua su YouTube che io seguo appassionatamente, ovvero The Financial Diet. È un canale in inglese, però secondo me è molto comprensibile, e appunto sono queste ragazze, una in particolare, che parla di soldi a 360 gradi, e da loro ho imparato e sto imparando molto, quindi vi lascio anche quello qua sotto perché può essere una fonte utile per voi. Se volete aggiungere qualche consiglio oltre a quelli che vi ho suggerito io oggi, mettetelo qua sotto perché può essere utile sia a me sia alle altre persone che leggeranno. Io vi ringrazio ancora tantissimo per la visione, mettete like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, io vi auguro una magica giornata piena di soldi a questo punto e noi ci vediamo a un prossimo video, ciao!